Alga proprio un bel Q. Faccio la prova, prova video della telecamera che andrà posteriormente, o della telecamera puttana che monteremo su altre moto. E basta. Buongiorno, è l'alba di martedì mattina. La nave è stata appena anticipata. Mio figlio mi chiama e la moto, ahimè, versa in condizioni pietose. Carene smontate, gomma anteriore montata a metà, gomma posteriore che ha visto giorni migliori. Speriamo bene, speriamo bene. Miei amici, Michelino. Ciao Michelino! Ciao Michelino! Ciao! Ma siete mai stati in costiera amalfitana? Ma quello secondo me era pure. C'era il campione di. Il campione di zip bicilindrico mondiale. 806, siamo già sbarcati e questo è il lungomare di Olbia. Credo sia il lungomare. Hanno fatto, guarda che bella! Una bella passerella in legno, che qua è zona portuale, quindi non è proprio il tipico mare della Sardegna, però vedo che hanno messo le scalette, quindi se uno ha piacere di fare il bagno, cosa che non credo, non rende giustizia alla Sardegna. Questa è la laguna, di là credo ci sia il porto, il piccolo porticciolo turistico, e poi di là si va verso Tempio, dove il clima, il tedescone, che è il solito bastian contrario rispetto alle altre moto che sono parcheggiate lì, ha deciso di mettersi qui in mezzo a cazzo per far vedere che lui ha l'adesivo Sardegna. Torna principessa. Vuoi dell'acqua? Sì, grazie. Il Conte ha parlato. Ha parlato. Io sono un po' disidratato. Posto dove le tuono si fermano abitualmente. Abituale. Dirgli sì. Tempio e Nulvi, credo, no? L'unica certezza è che abbiamo più strada. Vabbè, quella è una bella certezza già da. Ciao ragazzi, ciao amici, ciao. Buongiorno, buonasera, buonasera. Siamo a Ottana, il paese più famoso per il carnevale. Non lo sapevo. Il carnevale di Ottana. Non lo sapevo. Dove c'è sul bue. Abbiamo preso acqua da da Ulvi. Ma tanta, tanta. Fa impresa così tanta. E abbiamo i ragazzi tutti contenti e felici nelle loro sembianze. E abbiamo deciso. Perché non lo giri, che poi almeno non lo devo girare in montaggio, faccia di cazzo. Scusate. In che senso girare? Giralo, fai il mirroring. Ah. Siamo in 4K. Dopo decine di chilometri sotto una pioggia battente, come raramente avevo visto in moto, ci siamo fermati a vedere la chiesa di San Nicola. Una chiesa Manzo Team e i nuovi amici un po' infreddoliti e tristi dal fatto che abbiamo fatto qualche curvettina in meno del previsto. E lì il tedescone bagnato fradicio, proprio il tedescone. Hai visto che Antonio invece si depila solo davanti, certo. Davanti depilato, e dietro c'è la parte centrale della schiena. Sì, c'è due a letto. Cos'è che c'è scritto di fianco? Crudele. Splendido. Ah, quello famoso di ah! Depilati anche. Antonio ne ha fatti due, vai, Bimbo Antonio, fanne altri due, vai. Due. Ma... I miei amici,
immaginari. Gavoi, Ugerru. No, 5 pere. E tu mi hai fatto poi Guspini. Arbus. Tutto stai dicendo. Poi hai visto Osilo, Nulvi. Sassari. Ma che senso ha la città? Che ore sono? Porca. Vorrei dire qualcosa di intelligente, un po' sbronzetto, però non ho bevuto un cazzo perché ho un po' di mal di testa. Qualche coraggioso sta andando a lavare la moto dopo l'acqua presa per togliere un po' di polvere. Sono milanesi, pensando che ci sia ancora il sale. Però ho chiesto che mi sciacquassero anche la mia. Qualcuno è andato a letto, abbiamo mangiato un buon menù. Il giusto, senza esagerare, primo, secondo, e due assaggi di dolci. Valicos a casa, altrimenti detto SS295. Piccolo problemino tecnico. Tedescone. Non amo guardare le gomme, però. Povero Tedescone. Qui c'è quella di Fox, l'altra tua nonna. Io gli ho detto, figa, non guidarla che è una moto difficile, cazzo. Non guidarla. Non stanno andando forte. Non fa niente. Ragazzi, scusatemi, non avevo visto che era in basso. Mi sei abbassato. Sexy lady. Guarda che sembra la Sardegna. Guarda che sembra la Sardegna. 10:38 del terzo giorno, giovedì. Come si vede dalla faccia? Anzi, no. Che evoluzione tecnologica. Ciao bello cane. Ciao belli cani. Tachipirina ha fatto effetto. E io e Paolo, l'altro ferito, alle l'una ci siamo fatti dei bei paninetti, una bella birretta e ce la mangiamo all'esterno. Ho entrato un cazzo di comunista nella mia cosa dove stai filmando. Certo. No, non stavo filmando mentre insultavi i comunisti. Ho sempre sognato di fare la foto di fronte al Barsilana, ma non ero mai riuscito a farla. Stavolta ce l'ho fatta, perché loro sono impegnati a smontare la moto che non va. Questo è ciò che rimane dopo un passaggio dei mazzi. La roba lanciata in giro. Delle bestie, proprio delle bestie. Il casco di Mike è miseramente borlato a terra. Si dice così. Borlato a terra. E io ho deciso che l'aiuto migliore che possa fare è prendermi una coettina. Aria sex. Porca miseria, cosa vedi? Scorri dal basso verso un modello. Con il tuo telefono. Un modello. E mi farei una coettina però quasi quasi. SA013. Scorri dal basso verso l'altro come con il tuo telefono. Migliore di Goldoni, ma come si torna indietro? Ok. Se avessi una bibitina?
corre dal basso verso l'alto. Seleziona la quantità e conferma. Acqua naturale. Seleziona il metodo di pagamento. Inserisco il denaro. Inserisco che cosa? Ah, la monetina. Erogazione prodotto in corso. Prelevarlo dalla. Guarda, altri motociclisti in arrivo, tra cui una moto tedescone e un mini tedescone. Vado a fare amicizia con il mini tedescone. No, sono una sociale. Questo è Maxi Tedescone. Maxi Tedescone. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale. C'è lo scalino, senti lo scalino? Io non sento lo scalino. Dov'è lo scalino? C'è proprio lo scalino, senti. Va bene. Povera Tracer, è stata maltrattata questa dietro ai missili Ferrari. Ma come prendono il cattivo esempio i turisti stranieri da noi? La vedo complicata questa cosa qua, però. Che bijou di camera! Che bijou di camera! Da questo vetro bisunto non rende la potenza del mare. A partire da Roby è bellissimo. Tutti insieme siamo. Traghettone, è finita. Lo traghetto ce l'abbiamo fatta. Qua ci starebbe un Sunset Lover, ma YouTube bloccherebbe, quindi ve la fischietto.